Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 36esimo episodio con la nostra Roma sul campionato Master League Ignis Pro Evolution Soccer 2. Signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché ho bisogno del vostro supporto. Detto questo, signori, annuncio nuovamente che anche se oggi è mercoledì, io questo episodio l'ho registrato domenica, quindi ho registrato in rapida successione sia l'episodio di domenica che di lunedì che di mercoledì. Adesso mi fermerò così potrò leggere tutti i vostri commenti e apportare le giuste modifiche, ma purtroppo per un discorso di lavoro e anche di tempi devo per forza fare così. Però vi ringrazio sempre, signori, lasciatemi sempre tanti commenti e tanti suggerimenti perché li leggo comunque e li metterò in atto. Detto questo, signori, noi veniamo da uno scorso video in cui abbiamo pareggiato contro l'Inter, partita recuperata all'ultimo su una situazione terribile perché avevamo anche l'uomo in meno, però siamo riusciti a giocare bene. Stojkovic ha fatto due assist e Jordi ha trovato il suo primo gol con la maglia della Roma. Detto questo, noi abbiamo 9 punticini, quindi non possiamo comprare nessuno. Speriamo in un buon in qualche vittoria così da poter incrementare un attimino questi punticini e poi provare a comprare qualche giocatore, ma per ora non vedo grandi soluzioni, nel senso di soldi da poter spendere in questo senso. Detto questo, partiamo con il video. Il video è già partito da 1 minuto e 26 secondi, quindi partiamo con siamo fuori casa, ok, quindi cambia, te la ricordi la squadra? Non si ricorda un cazzo, bravissimo, bravissimo, allora facciamo così, modifica posizione, allora andiamo a modificarlo a te, ti voglio un pochino così e un pochino più indietro, un pochino più, no, un pochino più indietro, te ti voglio così e un pochino più indietro. L'attaccante va bene lì. Espimas mettilo un punticino più indietro. Gli esterni li metti belli larghi e indietro, così hanno possibilità di corsa. Come avete scritto, lui largo e indietro. Così, perfetto. Detto questo, andiamo a cambiare mezza squadra. Allora, Arri diventa il centrale. Milanda esce per Babangida. Totti va a prendere il posto di Cellini. Ximenes prende il posto di Vorlanden. Ah, non abbiamo né Stromer né Cafu, perfetto. Jordi lo mettiamo sulla fascia al posto di Castello. E quindi l'attacco è fatto. Qui al posto di Spimas mettiamo Stojkovic. Vorlanden Totti. Jorga Vale li dobbiamo mettere centrale al posto di Cecil. Me ne serve sinceramente uno un pochino più veloce da poter mettere. Chi cazzo c'ho? Veloce anche difensivo. Nessuno. Velocità 17. Matt. Ma difesa 15. Lui chi mi aveva messo? Vale, Ducic centrale. Cecil. Vabbè, giochiamo così, signori. Siamo proprio con la pezza al culo, come si suol dire. Giochiamo contro il Real Madrid. Bene, bene, ottimo. Signore, se dovessimo riuscire a ottenere un pareggio oggi, sarei grato a non so quale pianeta. Contro il Real, se riesco a ottenere un pareggio, signori, mi sta già bene così. Perché il Real è il Real. Allora, non so in che posizione di campionato è il Real, non lo so, vuole giocare da solo? Grandissimo Ducic, palla per Babangida. Attenzione Babangida, Babangida e Roberto Carlos su quella fascia. Scontro fra titani. Attenzione perché Babangida riesce a centrare. Errore mio, signore. Errore mio che ho tenuto troppo palla. Grande Valeri che leva le castagne dal fuoco. Abbiamo contro Anelka. Bene, bene. Cecil. Cerca Johnny che si fa anticipare, ma grandissimo il recupero di Cecil che restituisce il pallone al Johnny. Johnny, 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 brucia tutti. Johnny entra in aria. Johnny, no, 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 no. Scusate, ma Johnny stava rotolando a terra. Penso che ci fosse stato un fallo su Johnny, così, ma giusto per capire. Johnny che però riparte. Johnny, 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 però non riesce a sfondare. Salta è partito spalla a spalla e non è riuscito a sfondare. Attenzione, attenzione al Real Madrid. Mamma mia, che se parte è terribile. Grandissimo Totti, Totti per Johnny. Johnny, 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 si crea lo spazio. Johnny, Johnny se ne va. Johnny, 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 Johnny riesce nuovamente a chiudere. Johnny, entra in aria. Johnny. Casillas e Casillas, signori. Però non ho visto dove Larry.
Forse la passava a Riera gol, signori. Non fa niente. Babangida. Perché la calcia a Babangida su quella fascia contro Totti? La gira per Totti, 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 Totti. Si crea lo spazio. Totti! Francesco! Totti! La sblocca lui! Grandissimo Totti! Dai così. Roma 1, Real 0. Va bene, va bene. Va bene, signori. Rimaniamo concentrati. Rimaniamo concentrati come siamo stati finora. Concentrati e fortunati, oserei dire. Perché comunque il Real non ha avuto. Attenzione, attenzione a Roby Carlos fermato da Jorga. Ma non ci avevo mancato il pulsante per crossarla. Attenzione, pallone al centro. Ivanov. Con calma, Ivanov. Con calma, Ivanov. Cerca di respirare. Pallone per Valery. Valery che cerca Cecil. No, Cecil mio, non dovevi accelerare. No, Valery bruciato così. Valery si è fatto bruciare. Ivanov, grandissimo Ivanov. Meno male. Ci ho visto il rigore, signori. Ci ho visto il rigore. Pallone per Dušić. Dušić che la. No, ma si è l'uomo sulla fascia. Ma porca. E Šivanov. Io non capisco perché non mi deve fare i passaggi che gli dico io, signori. Io non capisco questo. Riesce a passarla lì. Ma perché? Ma perché sto pallone in fondo che lo perdiamo? C'avevi l'uomo lì a due passi. Valery si è fatto bruciare. Attenzione, grandissimo. 1-2. Pallone veloce che arriva a Babangida. Babangida riesce a partire. Attenzione, è partito il Bamba. È partito il Bamba. È partito il Bamba. Che va nel Jordi! No. Potevamo fare il 2-0, signore. Potevamo fare il 2-0 e la mettevamo in ghiaccio. Potevamo fare il 2-0 e la mettevamo in ghiaccio. Attenzione, Babangida. Babangida recupera il pallone. Attenzione. Vorlanden, 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 Vorlanden. Vorlanden mio, Ivanov, Ivanov. Mamma mia quanto sta soffrendo, mamma mia quanto sta soffrendo. Dušić, Dušić, con calma per Jorga, Jorga per Babangida. Roberto Carlos difende come una cosa schifosa praticamente, cioè no, 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 no. Attenzione, giustamente deve stare più avanti. Roberto Carlos non sta nella tre quarti difensiva perché deve essere veloce. Boh, io non lo so, non le capisco queste cose. No, mamma mia. No, vabbè, dai, no, no, vabbè, ma non può essere però così. Ogni partita mi devi buttare fuori un giocatore, però non la sopporto sta cosa. Non ci sto, signori. Ogni partita mi devi buttare fuori un giocatore. Ma che paranoia. Dai, Stojkovic, dai, Stojkovic, che cerca Johnny, 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 Johnny. Ancora Stojkovic, Stojkovic para Arri. Arri, 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 per Jorga. Jorga non ancora. No, non, 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 ma poi mi butti fuori sempre quello che. No, vai, dai, dai. Mamma mia, l'ha buttata fuori. Avrei preferito perdere Totti, sono sincero. Avrei preferito aver buttato fuori Totti che Vorlanden. Cioè, Vorlanden fa due partite e poi lo butta. Dai, fallo. Bravo Stojkovic, sta prendendo una punizione a centrocampo. Riusciremo a farlo raggiungere. Bravo Cecil, 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 Stojkovic. Totti, 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 Totti. Grandissimo Dušić. Grandissimo Dušić. Attenzione alla velocità di Roberto Carlos, che però viene spento così. Bravissimo, buono, buono, buono. Roberto Carlos per la rimessa laterale. Attenzione, attenzione. Siete in due lì, mannaggia le vostre sorelle. Ivanov salva tutto su Anelka, 41esimo. Pallone per Valery, che la gira per Cecil, che la gira per Johnny, che non. Valery, 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 Valery in chiusura. Grande Valery al 43esimo. Calcio d'angolo per il Real Madrid. Raul alla battuta. Raul, pallone messo fuori. Henry non riesce a farsi rispettare di testa. Il pallone, mamma mia. Signori, ho visto un rigore grosso quanto una casa. Attenzione, Babangida, Babangida. Minuti di recupero, Alberto. Potresti anche fischiare, sai? Hai quel fischietto che serve proprio per fischiare. Mannaggia, mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Ora non, ora non fischiare, ora non fischiare, ora non fischiare. Contropiede, contropiede della Roma. Facciamo solo una cosa, signori. Facciamo solo una cosa. Modifica posizione, andiamo a mettere Totti un po' più centrale. Per forza così.
Totti un po' più centrale, così magari vediamo di essere primi sui break. No, ma per... Attenzione, Totti va in chiusura. Perché non sei caduto come un pesce lesso, Cecil? Dovevi cadere come un pesce lesso. Johnny. Cioè, è riuscito a stopparmela, a tenermela lì. Attenzione, Johnny, riparti. Riparti, Johnny, che hai le praterie. Hai le praterie, Johnny mio. Hai le praterie. Johnny, decidi di entrare in aria, Johnny. Non ci credo. Le praterie avevamo, le praterie. Totti. Attenzione, con calma, di testa. Stojkovic per Babangida. Babangida che ha le praterie. Babangida ha le praterie, signori. Anche Babangida ha le praterie. Le praterie di Babangida. Che però, attenzione, Totti. No, questo non è fuorigioco. Scusatemi, questo non era fuorigioco. Questo non era fuorigioco, porca delle vostre sorelle. Buttala fuori. Va bene. Harry non ci arriva mai nella vita, ma era scontato che non ci arrivasse mai. Perché questo intervento di scivolata così? Di lato, di là. Perché? 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 Stojkovic la mette giù, meno male. Sì, Stojkovic, Ivanov la mette giù con calma. Con calma. Stiamo a vincere 1-0 con Real Madrid, signori. Stiamo a vincere 1-0 con Real Madrid. Bamba. Ripiegamento anche di Bamba. Valeri, Totti per Babangida, che parte lui. Babangida. Si accende il Bamba. Che vede Harry! Roma 2! Real Madrid 0! Roma 2! Real Madrid 0, signori! Cazzarola! Grandissimo! Babangida! Lo vede lì, Harry la stoppa, non deve fare altro che accomodarla in porta. Dai così! Roma 2, Real 0! E abbiamo fatto due pareggi contro Chelsea e Inter e stiamo andando a vincere in casa del Real... No, contro il Real Madrid. Eravamo in casa? Sì, sapete che non mi... Johnny si gira lo spazio e se ne va. Johnny si gira lo spazio e se ne va. Johnny si gira lo spazio e se ne va. Johnny rientra. Johnny rientra. La piazza, Babangida! Signori, Roma 3, Real 0. Ma che cazzo sta succedendo, signori? Con l'uomo in meno. Johnny ha fatto quello che voleva. L'ha tirata, Babangida di prima, la butta dentro. Spettacolo, signori. Calcio spettacolo a Madrid. Ma non è il Real a farlo. Non è il Real a farlo, signori. È la Roma. Che ora riparte ancora con Babangida che prende una spallata, cade a terra, ma si rialza. Grande Bamba. Babangida per Jorga, che lancia, Babangida, che entra in aria, Babangida, che vede Harry! 4-0 della Roma! Apoteosi, incredibile, signori, Roma 4, Real 0! Babangida, la piazza lì, sbagliatissimo il momento difensivo del Real. Fuori nel K, è uscita nel K per Gerimi. È entrato anche Overmars. Attenzione, quindi Overmars ci sta. Attenzione, Babangida riparte. Babangida è stato di grazia assoluta. Babangida è ripartito lui. Babangida questa volta viene accomodato con una spallata a terra. Attenzione, ancora. Jorga cerca il passaggio Panarri. Ma non era fattibile questo passaggio. Jorga però ci crede. Jorga per Stojkovic, sempre più assente in questa squadra. Attenzione, Harry, Stojkovic, Harry. Babangida. Stojkovic purtroppo sempre meno presente in questa squadra. Ribadisco quello che ho detto l'altra volta, signori. Dobbiamo cercare un nuovo trequartista, quindi datemi dei suggerimenti. Potremmo valutare un'idea Recoba. Attenzione, Stojkovic, vediamo che si inventa. Stojkovic cerca un 1-2 inutilissimo. Sarebbe stato meglio un passaggio normale. McManaman, attenzione. Pallone per Roberto Carlos, che la crossa al centro. Attenzione,
Stojkovic, la gira per Jorga, che cerca Babangida, che ricerca Stojkovic, che perde però il pallone, troppo lento nel movimento, attenzione, pallone aperto lateralmente, grandissimo Dušić, pallone al centro, mamma mia, sono tutti qua quelli del Real, quelli del Real sono tutti qua e noi in difesa non abbiamo più nessuno, ma loro la buttano fuori. Non è Overmars, Raul. Attenzione, Cecil cerca Johnny che però non si riesce a far trovare pronto. Attenzione al contropiede, Jelemy. Attenzione, Roberto Carlos, grandissimo. Cecil cerca Johnny al 42esimo. Johnny. Da cazzarola vai, Johnny mio, Johnny, torna indietro, signori, Johnny torna indietro e si accentra, brutto fallo, attenzione, cercato Bamba, che cerca Johnny, che cerca ancora Johnny, no! Rocambolissima azione della Roma nei minuti di recupero, rocambolissima azione della Roma. Attenzione, grandissimo recupero di palla. Pallone per Harry. Pallone aperto per Babangida dal limite, la butta dentro. Harry non ci arriva di pochissimo. E finisce qui, signori. Finisce qui. Roma 4, Real Madrid 0. Signori, io in questa partita mi sarei aspettato tutto, anche una sconfitta pesantissima. Avrei firmato per il pareggio. Ma abbiamo battuto il Real Madrid 4-0 a casa loro. Io non so che cosa dire. Tre assist di Babangida, doppietta di Henry, un gol di Totti e un gol di Babangida, signori. Incredibile. Tra il 60esimo e il 70esimo è stato il delirio. E avevamo anche l'uomo in meno. Espulso Vorlanghen, ricordo. 61esimo, 65esimo e 68esimo. Triplo assist di Babangida, un gol di Totti, doppietta di Henry e un gol di Babangida, signori. Va bene così. Spettacolo, spettacolo al Bernabeu. Spettacolo al Bernabeu, signori. Andiamo a quota 21 punti. Tanta roba. Riuscissimo a vincere la prossima partita, potremmo procedere con un acquisto importante. 21 punti, siamo terzi in classifica a 14 punti, signori. Tanta roba, tanta roba. L'Inter supera il Bayern di Monaco, il Real era settimo. Va bene così. Mi dite quanto costa Davids, che non me lo ricordo più? Davids costa 36, porca miseria, Davids è pesante, però Jordi su quella fascia mi piace tantissimo, quindi dobbiamo trovare un nuovo terzino da mettere là dietro. Jordi su quella fascia mi piace tantissimo, e anche un... Ah, vediamo invece Recoba, scusatemi. Recoba costa 32, non è velocissimo, non ha una grande accelerazione, buona posizione in attacco, buon dribbling, buona curvatura, buona tecnica. Si potrebbe valutare un Recoba come trequartista. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gente, per il supporto. Io adesso mi stoppo, ve lo prometto, quindi leggerò tutti i vostri commenti e ci vediamo nel video di venerdì in cui risponderò ai vostri commenti e faremo tante belle cose. Detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!